Salve a tutti, in questo video vi voglio mostrare come importare una base MIDI in Cubase e farlo risuonare con i suoni VST o un expander esterno collegato a una scheda audio MIDI. Apriamo Cubase, clicchiamo sopra File, Importa, MIDI File. Scegliamo la traccia MIDI che vogliamo, il brano MIDI che vogliamo caricare. Lo selezioniamo e clicchiamo su Apri oppure clicchiamo due volte sopra il file. Qua selezioniamo la cartella dove vogliamo salvare il nostro file progetto, oppure la creiamo. In questo caso ho selezionato Prove di Cubase, clicchiamo sopra OK. Ora, una volta aperto, clicchiamo sopra Periferiche, VST Instrument oppure scegliamo il tasto scorciatoia F11. In questa piccola schermata andiamo a selezionare un massimo di due VST per volta. Scelgo Edirol, Super Quartet. Una volta caricato, clicchiamo sopra la E e andiamo a impostare i vari parametri del nostro VST caricato. In questo caso voglio semplicemente alzare il volume. Ora passiamo a questa schermata, la ingrandiamo la finestra. E per ciascuna traccia gli diciamo che vogliamo uscire con questo suono VST. Quindi su Out selezioniamo Super Quartet. Lo facciamo questo lavoro per ogni traccia. Ciascuna traccia possiamo anche cambiare il canale, i suoni di ciascuna traccia MIDI. Possiamo su qui, su banchi, Super Quartet, ecco. Ora per lavorare in modo più ordinato possiamo ingrandire le varie tracce fino ad averle a tutto schermo e possiamo darle un colore per ciascuna traccia. Possiamo anche creare i colori a nostro piacere. La prima traccia possiamo anche lasciarla, anzi, mettiamo questa più scura. La prima traccia è quella che dà il nome al brano, la lasciamo grigia. Ecco, ora possiamo partire con la riproduzione, cliccando sopra Play. Ora vi mostrerò come modificare
un solo strumento, nel senso abbiamo tutti gli altri strumenti suonati con Super Quartet. Questo strumento del piano lo andiamo a prendere dalla nostra interfaccia audio MIDI della Tascam, dove io ho collegato la mia P90, la Yamaha. Ora suonerà con dei suoni interni. Video è tutto, spero che sia utile per chi come me si è appena avvicinato alla musica fatta con il PC e a Cubase. Ciao e al prossimo video.